Eccoci di nuovo in diretta. Adesso è un momento particolare perché abbiamo creato per voi, amici, uno spazio nuovo dove i figli spirituali di Padre Pio raccontano ancora la loro storia. Figli spirituali di Padre Pio che vengono ancora a San Giovanni Rotondo e che passando di qui, permettetemi questo verbo, ci raccontano ancora di Padre Pio. Allora noi vi mandiamo uno stralcio, è solo l'inizio dell'intervista a Graziano Borrelli, il titolo del servizio è Storie e Miracoli, con una frase di Padre Pio, vi entrerò quando sarà entrato l'ultimo dei miei figli, ovviamente relativo ai suoi figli spirituali. Guardate il servizio e poi mi direte. Abbiamo in studio il signor Graziano Borrelli, che possiamo dire insomma uno degli ultimi testimoni di Padre Pio, giusto? Signor Graziano, buongiorno e benvenuto. Signor Graziano, oggi vogliamo raccontare ancora qualcosa di Padre Pio. Vogliamo che si senta ancora la presenza, che già si sente venendo in questo luogo, perché Padre Pio è vivo. Padre Pio è vivo. Molto vivo. Mi mossi per conoscere Padre Pio per curiosità. E Ecco uno dei modi in cui il Signore lì, ci. come gli ho detto, sono rimasto fregato. Prima mi diceva Padre Pio mi ha rovinato la vita. Mi ha rovinato la vita certamente, perché come a tutti i giovani si vuol vivere la nostra vita, ma è spensierata, così, Adesso com'è l'ora, certo. ma è così come allora. Anzi, i giovani oggi sono meglio di una volta, molto meglio di una Beh, volta. questo ci fa Questi piacere. giovani sono molto meglio di una volta, perché non c'è ipocrisia. Perché tante volte Padre Pio, il Signore buttava fuori perché i peccatori ipocriti. Delle volte si pecca per ipocrisia. Certo, sì, ma quello in qualsiasi età, Così, sì, com'è. qualsiasi anno. Quindi ecco, la conoscenza fatta su Padre Pio la prima volta quando venni fu una cosa molto che lei forse non sa, e tanto i segreti vengono svelati, prima o poi vengono Ma grazie a svelati. Dio su Padre Pio. Fu un incontro proprio traumatico, perché io mi avvicinai al confessionale. Così come tutti ci si avvicina al confessionale di Dio. Quindi, e lui, prima di inginocchiarmi, mi disse: "E tu, cosa sei venuto a fare?" "Ma padre, per confessare." "Tu, brutto ladro e sacrilego." Potevo dire io, ma come si permette lei? Potevo dirlo come uomo, ma come si permette? Cioè, per dire questo, che in quella creatura c'era già la conoscenza, Certo. cioè una presenza vedeva già la vita. Certo, lui sapeva già chi era lei. Sì. E rimasi così, sbalordito. Non sapevo, volevo dirgli questa cosa, non ebbi tempo di dirgli questa cosa qui, perché nell'attimo presente io vidi i volti dinanzi a me come stampelle di chi avevo sacrificato. Una cosa impressionante, ma una cosa che ti spiazza, eh? Ti spiazza, non sapevo più quel che Quindi dire. Padre Pio è stato uno specchio per È uno lei. specchio proprio, come il Signore ti faccia vedere davanti, ma che può venire a dire? Vuoi trovare anche le giustificazioni?
Non sapevo con Padre Pio più, non si poteva scherzare, dissi, certo. Ma padre, almeno mi dia una benedizione, nemmeno quella ti meriti. E riprese il discorso, vai, ritorna al tuo paese a rimediare sì. il male che tu hai fatto, poi torna qua che ti aspetta.